voi avevate voci potenti, lingue allenate a battere il tamburo, voi avevate voci potenti, adatte per il vaffanculo. La domenica delle salme, gli addetti alla nostalgia, accompagnarono tra i flauti il cadavere di utopia. La domenica delle salme, una domenica come tante, il giorno dopo c'erano i segni di una pace terrificante. Io tutte le sere, quando finisco il concerto, desidererei rivolgermi alla gente e dire loro: tutto quello che avete ascoltato fino adesso è assolutamente falso. Così come sono assolutamente veri gli ideali e i sentimenti che mi hanno portato a scrivere queste cose e a cantarle. Ma con gli ideali, con i sentimenti, si costruiscono delle realtà sognate. La realtà, quella vera, è quella che ci aspetta fuori dalle porte del teatro. E per modificarla, se vogliamo modificarla, c'è bisogno di gesti concreti e reali.